Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Bentrovati a tutti voi carissimi figlioli. Come avevo promesso, dedicherò una serie di catechesi che ritengo molto importante, poi importante farlo. Poi mi sono messo anche in preghiera per capire se era necessario fare questo e ho avuto conferma nella mia coscienza e nel mio cuore che bisogna farlo, dedicare una serie di catechesi a questa questione niente affatto irrilevante e niente affatto marginale. Come taluni falsi vigili del fuoco, parlo di preti sparsi per l'Italia, lasciano intendere che riguarda la sostituzione della nominale dello Spirito Santo con il termine metaforico e simbolico rugiada. Preciso subito una cosa: non fidatevi di questi preti. Non fidatevi di questi preti che gettano acqua, bottiglie d'acqua non sul fuoco ma sull'incendio. Perché dietro a questi proclami irenici, no? Dietro a questi proclami, adesso lo vedremo, questa è solo l'introduzione, per cui no, ma non cambia nulla, ma già la rugiada è presente nel messale, nell'edizio tipica del messale, del nuovo messale romano, pertanto niente di nuovo. E poi la rugiada è un termine biblico. Non fidatevi di questi preti, sono quelli di cui parla Gesù, ciechi guide di ciechi. Perché dietro ci stanno altri interessi che io preferisco non dire. Perché dietro a questi proclami falsi di una, diciamo, pacifica lettura, sempre da 6 anni a questa parte, di ciò che è Apocalisse, si nascondono altri interessi a partire da quelli dell'8 per mille. Va bene? Non si può fingere di dire che Notre Dame de Paris si salva quando c'è l'incendio con una bottiglia d'acqua. La questione relativa alla sostituzione del termine rugiada con lo Spirito Santo è una questione che apre scenari di tipo metodologico, come ora vedremo, notevolmente significativi. Per essere più concreti, vorrei rinviarvi al post che ho scritto stamattina dal titolo Fuoco e Meduse. La questione della rugiada al posto dello Spirito Santo, cioè questa sostituzione che è stata annunciata da uno dei liturgisti della CEI e che appunto nel messale, nell'ultima edizione entrerà in vigore a quanto pare nel 2020, sembrava nella seconda settimana di gennaio, ma probabilmente a primavera, non sappiamo bene, a noi tra l'altro non interessa molto, comunque non si dirà più nel momento che precede la consacrazione, e cioè l'epiclesi, viene dal greco epicleo, significa invocare sopra, va bene? Invocare sopra. Che cosa si invoca sopra e sopra che cosa? Si invoca lo Spirito Santo sopra che cosa? Sopra il pane e il vino, perché come dice San Tommaso d'Aquino, usa un termine secondo me tra i più belli, se non addirittura il più bello, conversio. Conversio in latino significa cambiamento. Allora l'epiclesi, come ora vedremo, serve nella messa, precede di pochissimo, nel canone, è l'ultima parte prima della parte più importante. Che sarebbero le parole della consacrazione, no, sarebbero, sono le parole della consacrazione, no, che anche viene detto racconto dell'istituzione, le cui parole sono immutabili. Va bene? Ora, però, l'epiclesi è un tutt'uno con ciò che segue e con ciò che precede. Il canone, dice Benedetto XVI, non può essere sganciato di propria iniziativa, scelta propria, ha una coerenza organica. Che, come ora vedremo, giustifica la preoccupazione. Io spero che quelli dell'UNACUM aprano gli occhi. Qualcuno dice: Padre, ma smettila, ma non preoccuparti più di loro, non ci riesco. Si vede che è Dio che me lo mette nel cuore. Io sto pregando che possiamo ricompattarci, ma non perché, come loro dicono, io vada con loro, ma perché loro vengano con noi, si rendano conto di come stanno le cose. Ho letto da qualche parte che il Signore ci aiuti, ma è penoso questo modo di parlare, che il Signore ci aiuti. No, non è il Signore che ci aiuti, dobbiamo prendere coscienza noi, ma procediamo con ordine. Per
procediamo con ordine. Il titolo intero del mio post, che vi invito a leggere se non l'aveste ancora fatto oggi, scritto stamattina, è Fuoco e Meduse, la questione della rugiada al posto dello Spirito Santo, quindi quello che stiamo intavolando come questione, e la parte più importante, il rapporto tra causa principale e causa strumentale, che è, come ora vedremo, l'aspetto assolutamente decisivo. Anzitutto, fuoco e meduse. Mi è venuta in mente questa immagine del fuoco, no? Se in una casa si sviluppa un incendio e non si corre subito ai ripari, quella casa viene divorata da fuoco. Cioè, un piccolo fuoco, no? Prende fuoco, che so, un mobile, una sedia, se non si interviene subito, tutta la casa andrà in fumo. Ecco. Dunque, che cosa è successo in questi giorni? Sempre quando arriva la festa dell'Immacolata si sferrano attacchi tremendi, incalcolabili, ma questa è un'altra cosa. In questi giorni, a seguito delle novità annunciate del nuovo messale della CEI, perché la CEI ha sentito il bisogno, dopo diverse altre occasioni, di finalmente avviare la promulgazione di un nuovo messale, va bene? Di un nuovo messale, che è quello che si usa per la messa e che entrerà in vigore nel 2020. Adesso ripeto, non so se è, come è stato detto, a metà gennaio oppure a Pasqua e primavera, comunque nel 2020. Questo messale, secondo le anticipazioni di uno degli stesori, dei redattori del nuovo messale, quindi non è una non sono dichiarazioni verosimili per cui attendiamo di vedere per vedere se sono vere. Sono vere le dichiarazioni del Monsignore, non mi ricordo come si chiami, che ha detto quali sono le sostanziali novità, sono dichiarazioni che evidenziano l'apporto di ulteriori, gravi e imperdonabili concessioni eretiche alla messa cattolica. Va bene? La messa cattolica esiste come messa in quanto sacrificio. Io per preparare questa catechesi oggi, lo dicevo già a messa, ho ripreso in mano, eccolo qui, la Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. Invito tutti a riverlo tra le mani. Certo, è un po' difficile, però salva. Questa roba qui è un salvacondotto, È come quando durante la Seconda Guerra Mondiale ci si rifugiava nei consolati, allora te eri salvo, il salvacondotto. Questo Tommaso d'Aquino, la Summa Theologiae, è salvacondotto. Questo è il volume 27, Pars Tertia, Questiones 60-72, tratta dei sacramenti, ma procederemo con ordine, vi chiedo solo un po' di pazienza. Vi stavo dicendo, San Tommaso d'Aquino colpisce moltissimo, perché oggi rileggendolo mi commuove. Tommaso d'Aquino non fa che ripetere quasi, lui piangeva nel dirlo poi, quando scriveva queste cose se ne andava davanti al tabernacolo a pregare e dice la messa è sacramento pasquale di Cristo, cioè è la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Lo ripete e c'è una ridondanza voluta, perché Tommaso d'Aquino sa che sta toccando uno dei punti nevralgici del cattolicesimo. La messa è il sacrificio di Gesù sulla croce. Sacrificio, 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 sacrificio. Questa parola sacrificio Tommaso d'Aquino non fa che ripeterla di continuo. Sacrificio. Andate a vedere se mi sbaglio, perché i miei detrattori, i pompieri, i vigili del fuoco, capito, sono agguerriti. E sacrificium, sacrificium, sacrificium. Ma noi sappiamo che dal Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni il tentativo che adesso raggiunge gli epigoni, ed era ora che quelli dell'Unacub venissero con noi, adesso hanno le risposte che si mettono, perché le persone più sagge tra di loro, non è mai la mia una condanna, mai come loro pensano, e sempre, anche se con toni aspri e violenti, quanto più sono aspri e violenti i toni, tanto più sono quelli di un padre che ha a cuore i figli, e un tendere la mano e dire loro: siete ancora in tempo, venite, venite, avete le prove. Pachamama a Roma, nello spazio di 2-3 mesi, ditemi se mi sbaglio, si è scatenata l'Apocalisse. Non è possibile che questi non si rendano conto e che decidano di continuare ad andare a messa in unione con Papa Francesco. Non ci credo che tra di loro non ci sia chi non si rende conto. Pachamama è un idolo pagano, satanico, piazzato a Roma da Bergoglio. Ma soprattutto questa storia, ora come vedremo, della rugiada che sostituisce lo Spirito Santo.
Ecco, allora, mentre viene annunciato questo clamoroso cambiamento, che è niente affatto innocuo, come vi dimostrerò, mi riferisco perché è giusto nominarlo, nominalmente, non è uno scontro personale, ma sui contenuti, a Don Alfredo Maria Morselli, che in maniera non corretta tranquillizza tutti dicendo che la messa è ancora valida. Dico che è o è pretenzioso, per cui sa come stanno le cose e finge di non saperle, o è ignorante, perché Tommaso d'Aquino, ve lo dimostrerò, dice che la causa strumentale che pronuncia le parole della consacrazione è niente, non serve a niente se non c'è la causa agente che è lo Spirito Santo. Di più, Tommaso d'Aquino in Summa Theologiae, figlioli cari, Summa Theologiae, pars tertia, Questio 60, articolo 7, dice che peraltro non solo lo Spirito Santo è causa principale, lui dice Dio, causa agente, ma proprio per questo la sostituzione o il cambiamento nominale, nominale, figlioli cari, nominale, invalida la messa, lo dice Tommaso d'Aquino. Ma perché questi preti stanno facendo questo? Inducono nell'errore compagni di viaggio di Bergoglio. Non lo posso credere, non ci posso credere che non ci sia un prete che non alzi la voce. Non ci posso credere, non ci posso credere. E mi diano dell'invasato, dell'indemoniato. Mi scoppia il cuore a pensare l'errore che si diffonde. E i preti che sanno che dico la verità, ma siccome hanno altri interessi occulti, tacciono. È uno scenario che io non vorrei vivere, Signore, non lo voglio vivere questo. E sono i preti che fanno dolore, perché se il popolo è confuso, è smarrito. È perché c'è Don Morselli che dice calma, non vi se, e io spero che lui non conosca questo volume qui. Ma dubito, perché ho stima professionale, dammi un po' d'acqua, professionale di Don Morselli, va bene? Quindi no, dubito che lui non conosca le cose che stiamo dicendo. Allora perché dice che la messa continua a essere valida? Perché lo dice? Perché ci sono altri interessi? Perché usano altre strategie? Quali strategie adoperano? Di convivere col male, per questo il titolo Fuoco e Meduse, perché stamattina, come scrivo nel post, io sono rimasto sconvolto, perché facendo la mia solita passeggiatina a mare, visto che abito a due passi dal mare, ho trovato il mare, va bene, la riva, stracolma di meduse. È una cosa che mi ha colpito, perché poi Salvatore mi ha spiegato, può darsi una corrente calda che ha portato queste meduse a dicembre, ma a stracolmo di meduse. Ecco, la chiesa oggi è come Notre-Dame de Paris che va giù, c'è il rogo e ci sono le meduse che sono l'eresia, l'apostasia, l'abominio della desolazione. Possibile mai che i preti a tutti i costi debbano dimostrare che no, è tutto a posto, tutto a posto, capito? Ecco, allora io vorrei dire questo: questi preti sono imperdonabili, commettono un peccato contro lo Spirito Santo, Perché quando ancora questo incendio, negli anni che vanno dal dopo Concilio Vaticano II al sofferto governo di Benedetto XVI prima delle dimissioni, era un incendio ancora circoscritto, no? Si sviluppavano i primi fuochi, chiamiamoli così, va bene? E erano però fuochi domati dal magistero ufficiale, che anche se era solitario, era però quello che diceva: no, la messa è sacrificio, la messa è sacrificio, non è cena. Capito? Allora era ancora possibile usare secchi d'acqua per cercare di, appunto, domare il fuoco. Ma da quando c'è il falso governo? Dal 13 marzo 2013, di un falso papa, il cardinale scomunicato due volte Jorge Mario Bergoglio, che ha costruito, occupando le strutture classiche, una falsa chiesa, l'incendio è divenuto un rogo. Cioè, non è più controllato, non è più gestibile.
Capito? Avete presente quella struttura che te vedi piena, circondata di fiamme, aspetti solo che implode su se stessa? Questa è l'immagine impietosa che abbiamo sotto gli occhi, va tutto giù come a Notre Dame de Paris. E allora non servono più i secchi d'acqua. Leggere di preti come Don Morselli, che sostengono, e non solo lui, anche i laici, questi, come si dice, arroccati sulla posizione dell'una cum, che sostengono che la messa è ancora valida perché le parole della consacrazione, questo che dicono, no? Ma le parole della, sinché non toccano le parole della consacrazione, la messa è valida. O peggio, in modo qui sicuramente ridicolo, sostenere che la novità della rugiada, che sostituisce lo Spirito Santo, è niente affatto un problema, come ha scritto Don Morselli, chiaramente in replica al sottoscritto, questo si capisce, solo un deficiente non lo capisce, mai fanno il nome ma si capisce che parlano di me, da che dice la rugiada è una metafora biblica, ebbene Don Morselli e tutti questi preti somigliano ai vigili del fuoco, mi dispiace ma si rendono ridicoli, che di fronte a un rogo che manda giù l'edificio usano la bottiglia d'acqua. Provo pena per questi inutili spegnitori di fuoco, io non so che fine faccio, e non so come mi andrà, ma non ho pena su me stesso, anzi mi autoelogio. Cosa può fare un po' d'acqua quando le fiamme invadono il tutto? Quando il fuoco ha ormai preso campo dappertutto? L'eresia è ormai un incendio che distrugge, eppure ci sono questi preti, la maggior parte tacciono e si fanno la loro vita o perché sono spirituali, va bene? O perché fanno finta di nulla e invitano a che cosa? Alla calma. Ma com'è? C'è l'incendio. Calma. Prega. Ma com'è? Obbedisci. Ma guarda che quello lì è quello che ha dato fuoco. Ma tu obbedisci e taci. E taci. Quando negli anni 70 e 80 del secolo scorso Monsignor Marcel Lefebvre gridava con dolore, però, con dolore, la deriva eretica e apostata della fede cattolica post-conciliare, identificava nel cambiamento della messa la vera crisi. Lui diceva negli anni 70, ed è stato profetico, diceva, perché è stata cambiata la messa? Perché questa nuova messa? E questa messa sarà l'inizio della crisi d'identità del cattolicesimo romano, anni 70. Monsignor Lefebvre andrebbe fatto santo, debbono mettere il drappo in Vaticano. Diceva, la Chiesa arriverà allo smarrimento di se stessa in ragione del fatto che è stata cambiata la natura stessa della messa. Eppure Monsignor Lefebvre, lo sappiamo penso tutti, ha dovuto scontrarsi con un muro di omertà che veniva fatto passare per obbedienza e fedeltà alla gerarchia e che ha prodotto i danni che tutti possiamo vedere. Se fosse stato ascoltato allora, negli anni scorsi, il Monsignor Lefebvre, l'incendio oggi non sarebbe divenuto rogo. Dopo un'iniziale sorpresa, perché questo Monsignore, ripeto non mi ricordo il nome, ha annunciato i cambiamenti nella messa, ovviamente il più importante dal punto di vista teologico, come ora vedremo, che poi perché cambiare? Perché questo bisogno di cambiare? Ora lo vedremo, io ho trovato una spiegazione, ma ho ancora del tempo. Dunque c'è stata un'iniziale sorpresa da parte di quelli dell'Una Cube, noi no, perché ce l'aspettavamo, io ve l'ho detto, no? Lo schieramento trasversale dell'Una Cube ha finito col ritenere, alla luce di argomentazioni riduttive e fuorvianti e superficiali, come ora vi dirò, che dal momento che le parole della consacrazione non sono state toccate, la messa è ancora valida. Sarà ancora valida, anche se si invoca la rugiada. Un incendio che devasta tutto e questi con una bottiglia d'acqua provano a spegnerlo. La responsabilità, lo ribadisco, del momento così drammatico che viviamo ricade tutta e interamente sui pastori, che soprattutto quelli che presentandosi qua e là come paladini e difensori della fede e della tradizione stanno clamorosamente capitolando fino al personale sospetto che siano persino nascostamente complici. Un nome su tutti faccio, un nome su tutti! Il cardinale Robert Sara,
prefetto della congregazione per il culto divino. Presumibilmente avrà firmato o firmerà in quanto prefetto, perché ci vuole la firma del prefetto Vaticano, le novità del nuovo messale italiano, che vanno oltre il cambiamento clamoroso dello Spirito Santo con la rugiada e che finiscono per ridurre la messa ad una cena luterana. Una tale firma del cardinal Sara, che vuol passare anche egli come altri, quale paladino della tradizione, non suonerà come un macigno su di lui? Ma andiamo finalmente allo specifico della questione. Il nuovo messale in vigore dal 2020, ripeto, non sono voci di corridoio, altrimenti non avrei già fatto la catechesi, sono affermazioni ufficiali, prevede diversi cambiamenti. Tra questi cambiamenti ritengo che i due più importanti siano il cambiamento dello Spirito Santo nell'epiclesi, cioè la preghiera di... infatti il celebrante stende le mani sul pane e sul vino e invoca Dio Padre perché mandi lo Spirito Santo. Questo il canone lo dice molto chiaramente. Con il termine, non più Spirito Santo, viene sostituito col termine rugiada. E poi ci sarà anche l'accentuazione su beati gli invitati alla cena del Signore rispetto all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Nel caso di quest'ultimo, il cambiamento chiaramente intende trasformare in modo definitivo il carattere cattolico della messa, come vi ho detto, quale sacrificio, a messa, come la voleva Lutero, quale banchetto festoso. È tutto un programma della massoneria. Però, ecco, il cambiamento su cui questa sera particolarmente voglio soffermarmi è quello nominale dello Spirito Santo. Ora, chi è? No, che cos'è? Chi è lo Spirito Santo? E mica come pensano questi che dicono che se non cambiano le parole della consacrazione la messa è valida, è mica una roba accidentale lo Spirito Santo. È la terza persona della Trinità, come viene definita nel credo niceno-costantinopolitano. E questa indicazione nominale, ipostatica, no? Personale, viene sostituita con una metafora, sicuramente biblica, della rugiada. Questo merita attenzione, perché lo Spirito Santo, figlioli cari, così ci insegna la Chiesa, e così noi abbiamo creduto e dobbiamo credere, è ipostasi divina. In greco ipostasis vuol dire persona. Cioè è persona come il padre, come il figlio. Non ho qui il tempo di approfondire, ma sarebbe bello vedere come è stato molto faticoso, ma alla fine ci sono arrivati i padri conciliari. Dobbiamo molto a San Gregorio di Nazianzo quello di faticare per arrivare alla definizione ipostatica dello Spirito Santo. Ma che è un terzo Dio? No, non è un terzo Dio. Dio è uno solo, ma in tre persone. Lo Spirito Santo, sebbene noi non ce lo sappiamo raffigurare, è persona divina. Ci siamo? È persona divina. E la Chiesa lo chiama così da sempre, già nel segno della croce, in nomine Patris, attenti, et Filii, et Spiritus Sancti. La rugiada, invece, è una metafora, desunta dall'ordo creationis, dice von Balthasar, no? Cioè, noi osserviamo il creato e analogicamente arriviamo a dire che la rugiada nell'Antico Testamento è una metafora, un simbolo, che peraltro è anche in uso presso la massoneria. Allora la domanda è: ma perché questo cambiamento? Che cosa ha reso necessario ai liturgisti che hanno stilato la nuova redazione del messale italiano? Vogliamo sapere. E nessuno se l'è chiesto e nessuno lo chiede, ma perché questo cambiamento dalla chiara definizione dello Spirito Santo, che si chiama così ed è persona divina, alla rugiada che ne è una metafora? Si passa dall'identità al simbolo, e no, e questo non va bene. Qual è la ragione, poniamo, pastorale, teologica, liturgica, contestuale, per promuovere il passaggio dallo Spirito Santo alla rugiada e dunque dall'identità ipostatica ben definita dalla Chiesa all'evanescenza simbolica? Attenti bene, figlioli cari, il simbolo
la metafora trova credito sicuramente nell'Antico Testamento, almeno in relazione alle tre persone divine. Il figlio, per esempio, nei libri sapienziali è la Hokma in ebraico, no? È la Sofia in greco, cioè la sapienza. Ma nel Nuovo Testamento la rivelazione giunge, come Gesù stesso dice, alla sua pienezza, no? Alla sua pienezza. Come dicevano i padri, quod vetus latet, novum patet. Cioè, ciò che l'Antico Testamento nascondeva in simboli e in metafore, col Nuovo Testamento si è tutto rivelato e manifestato. Ora, decidere di passare di nuovo, capite? Dalla metafora dell'Antico Testamento si è passati all'identità personale, la rugiada e lo Spirito Santo. Come mai questo ritorno alla metafora? Da che lo Spirito Santo si è rivelato come persona. Ora, dopo la rivelazione del Nuovo Testamento e del Magistero, dello Spirito Santo come ipostasi divina, cioè identità personale, non perdete di vista questa cosa qui, cioè lo Spirito Santo è persona divina, ma si capisce che ci stanno tutti insieme i neomodernisti che vogliono la messa come un banchetto, i neoluterani che non vogliono sentire parlare di sacrificio e i neo-ariani che negano la divinità di Cristo, figurarsi se affermano quella dello Spirito Santo. Sì, intanto che c'è Don Minutella, un paio di voi siete al sicuro, un paio di migliaia di persone potete stare al sicuro, perché la battaglia è tutta sul depositum fidei. Io ho messo da parte tutti i miei rigurgiti mistici per combattere davvero guerriero. Ripeto, lo Spirito Santo è persona divina. Ovvio che i neo-ariani che già negano che Gesù Cristo è Dio, figurarsi se sono disponibili ad affermare che lo Spirito Santo è Dio. Allora vi sto già dicendo che c'è l'imprimatur dei neo-ariani alla Enzo Bianchi. Io sono scomunicato due volte perché ad Ars, il prete amico, il compare di Enzo Bianchi, mi aveva già detto che era per gli attacchi fatti a Enzo Bianchi, perché quello è lui il guru, non io, capito? E lui nega che Gesù Cristo è Dio. Potete voi pensare che affermi che se Gesù Cristo non è Dio lo è lo Spirito Santo? E allora torniamo alla rugiada. Capite l'operazione o no? Se non è persona divina, torniamo alla rugiada. Ecco, noi nel credo diciamo credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Perché dunque ritornare alla metafora? Credo, è come se a un certo punto sostituissimo il credo niceno costantinopolitano che ha 1800 anni di vita con la rugiada. È come se dicessimo credo nella rugiada celeste. No, credo nello Spirito Santo. E perché? Perché c'è stato il Nuovo Testamento, Gesù Cristo ha parlato del Paraclito, lo Spirito Santo a Pentecoste è sceso, si è fatto conoscere. Non c'è più bisogno di usare le metafore. E che casomai si usano, caro Don Morselli, si usano sempre in forma, direbbe Tommaso d'Aquino, comparativa, non sostitutiva. E con me è dura, con me è dura. Se si usano le metafore, che lui dice, ma le metafore si possono usare, sì, ma in forma comparativa, non sostitutiva. Cioè, se te dici in una predica, mi capite? O in una omelia, che lo Spirito Santo è come la rugiada, o che la rugiada rappresenta, simboleggia lo Spirito Santo, questo si può dire o no? Sì o no? Sì, perché è forma comparativa e la gente capisce meglio l'immagine, la metafora, ma non puoi nell'epiclesi, che è preghiera ufficiale della Chiesa, quando già c'è la presenza nominale dello Spirito Santo, sostituirla con la metafora. Perché ritornare alla metafora? Che ragione c'era di farlo se non quella di creare confusione? C'è il patrimonio intangibile, fiori cari, della tradizione per cui si è sempre pregato così. Perché cambiare tutto? È cambiato il Padre Nostro, non ci abbandonare nella tentazione. È cambiato l'Agnus Dei, cambia il Gloria in Excelsis Deo, cambia tutto. Ecco. Dunque, noi da questa parte, fioli cari, già da tempo, che ore sono? È già le 10. È già da tempo diciamo che la messa, a che numeri siamo? 580? 556, vabbè, allora posso andare avanti. Noi da questa parte, già da tempo, diciamo che la messa, in unione con Papa Francesco, che non è il Papa, è invalida. Ma è un'altra storia. Certo,
il cambiamento, con il cambiamento dello Spirito Santo in rugiada, non basta più la rassicurazione di un paio di preti e laici dell'Una Cum per sotterrare l'incubo che adesso non li farà, spero, dormire tranquilli, che la messa cattolica sia del tutto ormai scomparsa per entrare nell'abominio della desolazione. Dicono che la messa è valida perché le parole della consacrazione sono sempre quelle. E non è vero. Infatti, nelle edizioni precedenti del Messale in lingua italiana, le parole sono già state cambiate. Io l'ho detto parecchie volte questo. Il promultis e fundetur dell'edizio tipica che ha rispettato il Messale di San Pio V, cioè Paolo VI ha voluto l'edizio, ve lo spiego, Paolo VI ha approvato il cambiamento della Messa, no? E quindi ha voluto un nuovo Messale. Il nuovo Messale si scrive prima di tutto nella lingua ufficiale della Chiesa, che è il latino. Allora, se voi andate a prendere il testo latino, Paolo VI sembrerebbe in qualche modo aver vigilato. Per cui le parole della consacrazione sul pane e sul vino, sul calice, sono prese dal Messale di San Pio V, quello classico, che dice, dove Gesù dice pro vobis et pro multis e fundetur, è fuso per voi e per molti. Ma nella prima edizione italiana, nella prima edizione italiana c'è stato un cambiamento di per sé inspiegabile, senza alcuna ragione plausibile, e cioè in italiano il promultis fundetur è diventato versato per tutti, e anche quelli un po' più ignoranti che non conoscono il latino si rendono conto che promultis diventa per tutti, e lì i teologi a provare a dimostrare eccetera. Quindi non è neanche vero che le parole non sono state cambiate, sono già state cambiate da più di 40 anni. Ma occorre stabilire bene la questione, e questa è l'ultima parte della mia catechesi di stasera. Mi riferisco a quanto insegna San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae Pars Tertia, Questiones 60-72, che Benedetto XVI ha ricordato che sebbene le parole della consacrazione costituiscono la parte rilevante del canone, perché se uno chiedesse ma qual è la parte più importante del canone, su questo gli Una Cum hanno ragione, cioè la parte più importante della canonisse sono le parole della consacrazione, il racconto dell'istituzione. Su questo nessuno può non essere d'accordo, se lo fosse sarebbe eretico. Tuttavia Benedetto XVI ha precisato che il racconto dell'istituzione è un tutt'uno con l'intera parte, capite? Con l'intera parte, non si può sganciare, soprattutto con l'epiclesi, che è quel momento che precede immediatamente la consacrazione vera e propria. L'epiclesi è l'invocazione dello Spirito Santo. Ora Padre, lo diciamo in italiano, va bene? Ora Padre, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Questa è l'epiclesi. Subito dopo, nella notte in cui fu tradito, racconto dell'istituzione. Si può pensare, come stanno dicendo Don Morselli e altri, che il racconto dell'istituzione non abbia alcun aggancio? Non dico semantico, dico di significato e di validità con ciò che immediatamente precede, cioè con l'epiclesi? No, non si può pensare, perché senza lo Spirito Santo, come non c'è stata l'incarnazione del Verbo, non ci può essere la transustanziazione. È lo Spirito Santo che ha permesso al Verbo di incarnarsi nel grembo di Maria, parimenti è lo Spirito Santo, principio personale, pertanto non è necessario usare la metafora della rugiada, con cui il pane e il vino vengono trasformati nel corpo del Santo. Come nel grembo di Maria è possibile l'incarnazione perché c'è lo Spirito Santo, ammessa è possibile la transustanziazione, parimenti perché c'è lo Spirito Santo. Pertanto non si può pensare di sganciare teologicamente il racconto dell'istituzione dall'epiclesi, sono un tutt'uno, ecco. E se non bastasse, adesso Tommaso d'Aquino dà ragione niente poco di meno che a Don Minutella, perché con l'invocazione dello Spirito Santo, dell'epiclesi, emerge con molta chiarezza che è lo Spirito Santo, attenti bene adesso, siamo agli ultimi passaggi, la causa principale. E Tommaso d'Aquino parla, allora lo vedremo, di agens principalis in latino, agente principale,
per cui il pane e il vino si convertono nel corpo e sangue di Cristo. Quando taluni in questi giorni, tra cui Don Morselli, dicono che la messa è ancora valida perché non cambiano le parole a consacrazione, ripeto, arginando la questione del promultis e fundetur in per tutti versato, commettono un ulteriore errore, quello cioè di assolutizzare la causa strumentale, e senza volerlo sono loro che diventano donatisti. Avete capito? Tommaso d'Aquino dice: chi pensa che protagonista della messa sia la causa strumentale, cioè il sacerdote, diventa donatista. Diventa donatista. Quando questi dell'Una Cub si soffermano a dire che perché la messa sia valida occorre ci sia materia, forma, intenzione, scordano, spero non volutamente, ma dopo questa catechesi spero abbiano l'umiltà. Io chiedo tanta da parte loro partecipazione, tanta partecipazione. Io non sto citando nulla di mio, mi pare, no? Chiedo loro che riflettano, perché la causa strumentale non è mai agens per se ipsum, dice San Tommaso d'Aquino, non può agire per se stesso. È come se il martello da solo pianta un chiodo. Non può. Il martello ci vuole. Il martello è lo strumento. Il chiodo è piantato, bene. La messa è valida, perché lo strumento che è il martello, cioè il sacerdote, si è lasciato però muovere dallo Spirito Santo, che è la causa agente, cioè dalla mano che pianta. Se non c'è la mano che pianta, la causa strumentale è nulla. Ecco. Il sacerdote può, dice Tommaso d'Aquino, ripeto, è tutto qui presente, senz'altro ripetere e deve ripetere fedelmente le parole consacratorie, ma non è lui e non potrà mai essere lui la causa agente. Lui è soltanto lo strumento, pertanto ritenere che la messa è valida perché le parole sono ancora quelle, a parte il fatto, ripeto, che non è più così, comunque significa assolutizzare la causa strumentale. Quando si sottovaluta il fatto che se si invoca la rugiada non c'è più lo Spirito Santo. La causa agente è proprio lui, lo Spirito Santo. C'è Maria, che è vergine, c'è il grembo, c'è il Fiat, c'è Nazareth, c'è il 25 marzo. Mi dispiace, Maria, il tuo grembo, la tua verginità, Nazareth è tutto, non abbiamo niente da fare, tutto cause strumentali. Perché? Ci vuole lo Spirito Santo, su di te scenderà lo Spirito. Ma infatti von Balthasar, riprendendo il padre della Chiesa, pone un parallelo tra l'incarnazione e la transustanziazione, dicendo che in tutti e due i casi è lo Spirito Santo che opera. Questo i vigili del fuoco lo sanno molto bene dopo le mie dichiarazioni. Infatti si sono subito affrettati a dire, prima hanno sostenuto no, le parole della consacrazione sono importanti, siccome io penso che Don Morselli e gli altri lo sanno che Tommaso d'Aquino dice che però la causa agente è lo Spirito Santo, allora hanno provveduto a sistemare le cose dicendo che l'invocazione alla rugiada è legittima perché è una metafora biblica. Io trovo che questo è sindrome da Don Abbondio, più deleteria del rispettabile coraggio bergogliano. San Tommaso d'Aquino precisa che siccome l'effetto dei sacramenti è la grazia è opera... cosa fanno i sacramenti? Ci donano la grazia, no? Ci donano la grazia. La grazia, come si chiama? Santificante. Soprattutto l'Eucaristia. Cioè i sacramenti ci trasmettono la grazia, ma chi può dare la grazia? Il sacerdote? No, la grazia la dà soltanto Dio. Dice Tommaso d'Aquino in Summa Theologiae pars tertia questio 64 articolo 1 che la grazia è opera esclusiva di Dio nei sacramenti, perciò aggiunge il sacerdote soltanto lo strumento. Così aggiunge in Summa Theologiae pars tertia questio 64 articolo 1 nel caso della messa lo Spirito Santo è principalis agens, agente principale, mentre il sacerdote che pronuncia le parole della consacrazione, Summa Theologiae pars tertia questio 64 articolo 1, è instrumentum. Io porto questo esempio ai miei fedeli. Chi è che ha piantato il chiodo? Il martello? O chi lo aveva in mano? Dunque è lo Spirito Santo che è invocato sui doni del pane e del vino che agisce come causa principale.
E lo strumento, cioè il sacerdote celebrante, non può meccanicamente, automaticamente produrre il cambiamento dei doni anche quando pronunciasse le parole, se non c'è il principalis agens. Questo i massoni lo sanno molto bene. Ecco perché adesso, siccome siamo nell'acme dello scontro, senza più nascondersi, sostituiscono ora padre manda il tuo spirito con dona signore la rugiada del tuo spirito. Ma se si invoca la rugiada, il principio personale, ipostatico dello Spirito Santo, è ancora lui che scende? Perché l'epiclesi significa invocazione sopra. Ma è invocazione sopra di chi? Di chi? Dello Spirito Santo. Ma se io invoco la rugiada, sto ancora chiamando lo Spirito Santo? Lì bisogna essere onesti nel riconoscere che i problemi sono molto grossi, ma io temo che questi dell'Una Cum non vorranno muoversi di un centimetro. Senza lo Spirito Santo non si può fare nulla, dice San Tommaso d'Aquino. Senza lo Spirito Santo il Verbo di Dio non si sarebbe incarnato e senza lo Spirito Santo non sarebbe avvenuta la transostanziazione anche quando ci fosse all'altare il prete più santo. Arroccarsi sulla questione delle parole della consacrazione e ritenere che la messa sia valida finché non la cambiano le parole significa pensare che il martello che pianta il chiodo possa farlo da se stesso purché lo faccia bene. Avete capito? Questi, come il Lodovichetti che insiste con questa idea, sono quelli che sostengono che il martello possa piantare bene il chiodo purché lo faccia da se stesso. E no, il martello da solo non può piantare il chiodo. Così anche se il sacerdote pronuncia bene quelle parole della consacrazione, ma non c'è più la causa principale che è lo Spirito Santo, la messa, lo dice chiaramente San Tommaso d'Aquino, e usa proprio la parola invalida. Sto concludendo. Non basta dire che c'è già il riferimento, perché un altro passaggio hanno usato. Ma, ha detto Don Morselli, ma il termine rugiada è già presente nell'edizio tipica del nuovo Messale Romano in una delle nuove preghiere eucaristiche. Ma questo, anziché essere un motivo di validità, casomai, non fa che esprimere in modo acclarato l'operazione lenta ma inesorabile del cambiamento della fede cattolica, che se ci fossero stati tanti Lefebvre e tanti Joseph Ratzinger non sarebbe giunta a questi estremi. Così, la sostituzione della rugiada con lo Spirito Santo non è una questione che si possa risolvere in modo così semplicistico come stanno provando a fare questi poveri improvvidi vigili del fuoco. Bisognerebbe indagare l'intenzione per cui è avvenuto e avviene questo inspiegabile cambiamento, che del resto a noi che stiamo con Benedetto XVI in comunione con lui interessa poco. Ecco, San Tommaso d'Aquino aggiunge, leggo, causa efficiente del sacramento è la passione di Cristo. A noi viene applicata la passione del Signore coi sacramenti. Causa formale è la grazia. Causa finale la vita eterna. Tutte e tre queste cause le concede il Signore e aggiunge San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae Tertia, Quertio 60, articolo 7. Chi nel pronunziare corrompe le parole, se lo fa intenzionalmente, mostra di non voler fare ciò che fa la Chiesa e quindi il sacramento non viene compiuto. Se invece lo fa per errore o per difetto di lingua, non si compie il sacramento quando la corruzione è tale da distruggere tutto il senso della frase. E Tommaso d'Aquino porta un esempio. Ciò avviene principalmente quando si cambiano talune parole. Se uno, per esempio, per distrazione o volutamente iniziasse la messa dicendo in nomine matris anziché patris, conclude Tommaso d'Aquino, la messa è invalida. Ora, ditemi voi se la sostituzione della ingiustificata, perché questo è il punto, è ingiustificata. Perché tutti sappiamo che è lo Spirito Santo, perché sostituirlo di nuovo con la rugiada? Questa ingiustificata sostituzione invalida la messa. E aggiunge, bisogna stare attenti, dice Tommaso d'Aquino, all'entità della mutazione. Se dunque chiunque con l'aggiunta o con l'abbreviazione intende introdurre un rito diverso, è quello che sta accadendo o no?
Lo rileggo, Summa Theologiae pars tertia, Questio 60, articolo 8. Non fidatevi di questi vigili del fuoco, perché la situazione è grave. Se chiunque con l'aggiunta o con la sostituzione intende introdurre un rito diverso, mi pare che manda o padre il tuo, come ora padre manda il tuo spirito, sostituito con dona signore la tua rugiada, sia una sostituzione che introduce un rito diverso, dice Tommaso d'Aquino, non approvato dalla Chiesa, il sacramento non si compie, perché non si fa ciò che la Chiesa insegna. Di qui le parole di San Didimo. Se qualcuno, per esempio, dice lui, battezzasse, qui siamo al cuore, tacendo uno dei nomi indicati, cioè del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o sostituendoli con altre espressioni, battezzerebbe invalidamente. Summa Theologiae, perché poi dicono che le cose me le invento. A un certo punto, quando sono proprio disperati, dicono se lo inventa. Tanto la gente che è da quella parte ci crede, e però i preti sanno che non è vero. Summa Theologiae, avete capito questa affermazione? È decisiva e abbiamo finito. Summa Theologiae pars tertia, Questio 60, articolo 8. E Tommaso d'Aquino cita San Didimo il Cieco, che dice se qualcuno battezzasse tacendo uno dei nomi o sostituendoli con altri nomi, cioè del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, battezza invalidamente. E Tommaso d'Aquino aggiunge, questo vale per tutti gli altri sacramenti, soprattutto l'Eucaristia. Ci siamo, eh? Io spero che questa catechesi venga ascoltata da tutti. Infine Tommaso dice, i sacramenti conferiscono la grazia, questo l'abbiamo già visto, la grazia è opera di Dio, per cui niente e nessuno all'infuori di Dio può causare la grazia, perciò Dio è, e lo Spirito Santo è causa agente principale. La causa strumentale agisce in forza dell'impulso con cui è mossa dall'agente principale che è Dio, altrimenti non serve a nulla. Avete sentito? E l'ultima frase, la causa strumentale agisce, Summa Theologiae pars tertia, Questio 62 articolo 1, agisce in forza dell'impulso con cui è mossa dall'agente principale che è Dio, altrimenti non serve a nulla. E dove la Chiesa nel canon Misse, diciamo, ha posizionato il riferimento all'agens principalis? Nell'epiclesi, perché poi nel racconto dell'istituzione è il sacerdote che causa strumentale ripete le parole della consacrazione, ma l'epiclesi ricorda a tutta l'assemblea, a tutta la comunità, chiamatela come volete, che è lo Spirito Santo la causa principale, che si sta servendo del sacerdote, che è la causa strumentale. Stamattina, come vi dicevo, sono rimasto sorpreso, l'acqua era invasa, l'acqua del mare, da meduse, ce n'erano tantissime, è stato uno spettacolo per me impressionante, non l'avevo mai visto, eppure il mare era calmo e l'acqua cristallina. È così nella Chiesa, invasione di meduse, fuoco e meduse, eresia e apostasia, quale triste spettacolo, quello dei pastori, che anziché intervenire a mettere in guardia dai lupi, invitano a starsene calmi e tranquilli in attesa che si venga tutti sbranati. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Amen.